Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché oggi parliamo di un argomento che effettivamente può sembrare poco importante, può sembrare avere una rilevanza poco importante. In realtà sono semplicemente dei piccoli consigli che vi voglio dare per ottenere comunque dei materiali e ottenere delle ricompense giornalmente che vi consentiranno piano piano di far crescere il vostro profilo e di permettervi comunque di diventare sempre più forti e responsabili anche per quanto riguarda le vostre risorse. Ci sono un paio di robe che si possono fare appunto all'interno del gioco totalmente gratuite, giustamente, e che vi consentiranno anche di poter ottenere diverse ricompense. Partendo dalla home screen, quindi ovviamente dal vostro diciamo dal vostro accesso iniziale del gioco, partiamo subito con la sezione qui sotto in basso a destra. La sezione qui sotto in basso a destra, come potete notare, è praticamente un dispenser di gemme che vi consente di ottenere 50 gemme se guardate se guarderete in totale uno slot, uno spot di 30 secondi. Quindi potete farlo due volte, il che significa che potrete in un qualche modo ottenere ben 100 gemme al giorno. Successivamente un'altra cosa che si può fare, anzi che dovete fare necessariamente, è andare avanti con la storia. Molto importante la storia, cercare di progredire il più possibile per sbloccare tutte le funzioni del gioco, tutte le varie funzioni e le meccaniche extra, come i contenuti in solo, i contenuti in coop, la Chocobo Farm. Cioè ci sono tante cose che purtroppo si sbloccano solo progredendo con la storia, e quindi in un modo o nell'altro sarete costretti a fare tutto ciò. Altra cosa che invece è possibile ottenere è all'interno dello shop. Uno può pensare che lo shop significhi solo spendere soldi, in realtà no. Infatti, se noi andiamo nella sezione dei pacchetti speciali, come potete vedere, ogni giorno sarà disponibile un pacchetto con oggetti che ci possono essere utili, scelti in maniera randomica dal gioco. Ovviamente, se vedete le mie gemme rosse, è perché ho acquistato questo pacchetto che mi ha dato 320 gemme più un altro, diciamo, ticket per ottenere un'altra skin, che poi successivamente ho utilizzato per comprare il pacchetto da 200 gemme per ottenere un'arma garantita di Cloud, che vi consiglio comunque di fare, perché per 1,99€ sinceramente la spesa può valerne la pena. Altra cosa che si ottiene all'interno del gioco sempre in maniera gratuita è il Guild Shop. Il Guild Shop, che avrà un refill che potrete vedere qui di tot ore, e vi permetterà di ottenere oggetti tramite i soldi, quindi tramite guild, tramite la valuta del gioco. Essendo comunque guild facili da farmare, facili da ottenere, spenderne un po' solo per ottenere comunque qualche materiale ci sta. Potreste anche fare un refill quando capita, perché dato che comunque costa 500 la prima volta, si potrebbe anche fare un refill e poi aspettare con calma che gli oggetti vengano riproposti nuovamente. Altra cosa che ovviamente bisogna anche evidenziare saranno sicuramente le daily quest. Come suggerisce il nome stesso, sono delle missioni che vi verranno proposte giornalmente, che potrete completare all'interno di questo menu e successivamente ottenere delle ricompense, quindi mi sembra abbastanza logico. Altra cosa che ovviamente dovete poi successivamente sfruttare il più possibile è la Chocobo Farm. La Chocobo Farm è una meccanica di gioco che vi consente di mandare in esplorazione un vostro personaggio. Come potete vedere in questo caso, vedete, potete mandare un vostro personaggio in spedizione, quindi alla ricerca di oggetti, e nel frattempo ottenere anche livelli, quindi permettere comunque al personaggio di potersi allenare. E questa è una cosa buona, perché comunque potreste evitare di allenare manualmente un vostro personaggio, o anche più di uno qualora vogliate sbloccare altri slot per successivamente aumentare le vostre chance di esplorazione, e quindi farli livellare tramite il Chocobo ed evitare ovviamente magari la perdita di tempo di doverlo portare con voi, sprecare o comunque utilizzare stamina e quindi perdere, tra virgolette, sempre perdere del tempo.
E ovviamente poi tutto quello che riguarda il Chocobo, tutto quello che avremo a disposizione nel Chocobo, ne parleremo in un video a parte. Voi sappiate soltanto che giornalmente la cosa che vi interessa più di tutti è fare le spedizioni. Quindi ogni volta che le vostre spedizioni saranno concluse, fatene subito un'altra. Altra cosa che ovviamente non dovete sottovalutare e che giustamente dovete prestare attenzione è il Free Season Pass. Ovviamente se comprate il Premium come Season Pass otterrete sicuramente più ricompense, ma se ovviamente volete ottenere solo quelle gratuite, concentratevi e cercate per l'appunto di completare tutte le esplorazioni giornaliere. Infatti, come potete vedere, qui avremo esplorazioni giornaliere che ci consentono di ottenere dei passi per progredire nel nostro pass, quelle settimanali che ovviamente potrete fare tranquillamente durante la settimana, un po' come Honkai o Genshin e tutti questi giochi che effettivamente hanno un loro season pass, che qui viene chiamato Treasure Hunt, e quindi permettervi di ottenere delle ricompense facendo delle piccole missioni o comunque dei piccoli compiti durante il giorno, durante la settimana. E poi ovviamente c'è quella della season, che vi permetterà ovviamente di ottenere molte più ricompense, ma saranno spalmate e distribuite durante tutto l'arco della stagione. Infine, probabilmente l'ultima cosa a cui dovete prestare effettivamente attenzione sono le coop. Le coop in questo gioco sono veramente veramente importanti, quindi vi consiglio di dedicarci del tempo ogni qualvolta avrete la possibilità di farlo, perché come potete vedere avrete delle medaglie da poter accumulare settimanalmente, e in totale invece queste sono le medaglie che potrete ottenere in totale e poi che vi aiuteranno comunque ad ottenere degli oggetti che è possibile scambiare ovviamente tramite le medaglie, che sono molto molto interessanti. Sono comunque degli oggetti che, se accumulati e ovviamente presi durante il periodo di tempo, vi daranno una grossa mano per quanto riguarda l'avanzamento del vostro personaggio. Focalizzatevi principalmente sull'ottenere subito le specific weapon part per qualsiasi personaggio ovviamente venga mostrato. In questo caso abbiamo Cloud, perché penso che sia comunque collegato al fatto del debutto del gioco, e Cloud è comunque il personaggio iniziale che ha il potenziale più alto tramite ovviamente le missioni per potenziare la Booster Sword e successivamente magari pullare per ottenere la sua Murasame. È sicuramente il personaggio che inizialmente ha un potenziale più alto, e quindi il gioco giustamente vi aiuta in un modo o nell'altro nel ottenere il più possibile dei potenziamenti per il protagonista in questo caso. Mi raccomando, fate le coop, anche perché in questo periodo c'è il First Meet Campaign, un po' come su Dissidio per Omnia. Quindi ogni qualvolta incontrerete una persona nuova all'interno delle vostre sessioni di coop, verrete ricompensati con delle gemme e con degli oggetti extra, quindi approfittatene. Il bonus vale fino a 200 persone addirittura, dove fino alle prime 100 si potranno ottenere le gemme, mentre invece nelle altre 100 si otterranno probabilmente materiali di power up. Quindi sfruttate le coop il più possibile, cercate di farne il più possibile, anche perché a parte qualche level up, a parte comunque qualche oggettino che dovrete farmare quelli, le coop a mio avviso in questo gioco rappresentano probabilmente la migliore possibilità di sfruttamento della stamina, a differenza comunque del farming singolo, che può aiutarvi in una maniera un po' più limitata. Nelle coop, ottenendo comunque le medaglie e ottenendo comunque gli oggetti presenti qua dentro, si ha una possibilità di crescita molto più grande, per cui il mio consiglio è quello ovviamente di dedicare il giusto tempo alle coop. Ovviamente farmate se dovete farmare i livelli o comunque dovete farmare gli oggetti per il power up delle armi, su questo mi sembra abbastanza logico, però sfruttate almeno questo bonus che c'è iniziale, che sicuramente vi aiuterà.
Detto ciò, non credo che ci sia altro da ricordare in questo caso, anche perché un altro suggerimento che vi posso dare è tenere in considerazione sempre la missione che vi apparirà praticamente qua sotto, che ritengo molto utile, in quanto nell'eventualità non sappiate più cosa fare o comunque stiate in un qualche modo cercando di organizzare le idee, il gioco vi dà dei suggerimenti per progredire con le varie missioni. Missioni che ovviamente si completeranno piano piano e che vi consiglio di focalizzarvi tanto su quelle dei principianti, che sarebbero praticamente le Jump Start Mission. Focalizzatevi tanto sulle Jump Start Mission perché ovviamente la ricompensa finale sarà un'arma 5 stelle, quindi tanta roba. Detto ciò, non c'è altro che vi devo dire. Mi raccomando, spero che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere se ovviamente stavate già effettuando una daily routine e qual è ovviamente la vostra daily routine. Io vi ho mostrato la mia. Penso che ce ne possano essere comunque delle altre, quindi tutto ciò che condividerete con me sarà sempre accettato. Detto ciò, io vi ringrazio, vi saluto per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Addio!